In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la città metropolitana ospita la presentazione del libro Vive e Libere di Manuela Ulivi. Io penso che il tema sia degli uomini, si devono interrogare, si devono domandare perché la cultura, i processi di comunicazione devono farsi carico di questa domanda determinante. In fondo noi facciamo questo, cioè lo facciamo anche come formazione per i nostri dipendenti, come dire, questo è un tema che riguarda il vostro approccio con la vita, con la vostra responsabilità da civil servant. Le istituzioni devono mettere investimenti, sostenere chi fa un lavoro importantissimo in prevenzione e anche in supporto. Dunque, i crimini aumentano nel senso che aumentano le denunce, quindi aumenta anche la sensibilità delle donne su questi aspetti. Le donne cercano di uscire prima dalla violenza rispetto a una volta. E uscire dalla violenza si può e che ci sono tanti strumenti per farlo e ci sono luoghi di donne che sono attrezzate per ascoltare e per aiutare. Il tema della violenza di genere è un tema che interessa tutte le amministrazioni, sia in quanto un'amministrazione pubblica è un'organizzazione e come tale ha una formazione sociale nel quale svolgono le loro relazioni dipendenti di entrambi i generi, e quindi è giusto che come formazione sociale si faccia all'interno formazioni su questi temi per sensibilizzare l'attenzione di tutti su questi temi.